Madonna. In realtà tutto comincia in Lombardia a metà degli anni 90 con l'emergenza lombarda. Questo portò la Lombardia a legiferare, prima regione in Italia, e prima ancora che legiferasse lo Stato legifera con il decreto Ronchi nel 97. A seguito di quel decreto, in Sicilia nel 99 fu dichiarata l'emergenza. Noi nel piano avevamo scritto un'opzione molto chiara: nessun nuovo camino in Sicilia. Il massimo che poteva accadere era che una centrale elettrica per un quantitativo limitato di rifiuti trasformati in CDR, anziché funzionare con il gasolio, funzionava con il CDR. Noi facemmo sia il lavoro di stesura del piano, ma anche tutte le valutazioni degli scenari che bisognava andare a realizzare per rendere concreta la raccolta differenziata, compreso l'individuazione degli impianti necessari. C'erano anche le risorse economiche per poter finanziare la realizzazione di tutta l'impiantistica in tutta la regione, degli impianti di compostaggio e di selezione, quindi eravamo a un passo dall'avviare il nuovo sistema. Noi lo ponevamo anche come un piano economico, perché immaginate che cosa significa la chiusura del ciclo della filiera dei rifiuti dentro gli ambiti territoriali ottimali. Significa tecnologia, significa lavoro, significa ricerca, significa innovazione, ma significa soprattutto la possibilità di fare tesoro economico dell'uso del rifiuto stesso. Ma per questo ci vuole la differenziata. Il presidente della regione di allora, l'onorevole Vincenzino Leanza, emise un'ordinanza con la quale revocava tutti gli atti che noi avevamo fatto. Poi, successivamente, con l'insediamento del governo Cuffaro, cambia completamente la strategia e si apre una nuova stagione che poi è la stagione che ha prodotto i risultati che abbiamo sotto i nostri occhi. Tutti insieme però, balla noi, ballano tutti, eh! Forza, 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 forza! Su! Pronti? Balla destra! Le ragazze, le donne, vado io! Vado io! Signora, venga! Venga, venga! Eccola, una qua!
più uno e so due, no, forza, oh, e so due, vai, come no, Formandino, lo porto io. Si profilava la vittoria del centro-sinistra alle politiche nazionali e a quel punto l'onorevole Cuffaro, presidente della regione, temette che il governo che sarebbe succeduto al governo Berlusconi avrebbe potuto sostituirlo nella sua qualità di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Sicilia. A quel punto pensò di prendere la struttura commissariale e con legge della regione siciliana trasformarla in agenzia speciale che ha assorbito tutte le competenze che erano prima dell'assessorato al territorio e ambiente e poi del commissario straordinario. Credo che sia giusto che venga fatta la deroga per noi, per la Campania e per la Sicilia come ce l'hanno tutta la regione, dare la possibilità che si costruiscano i termovalorizzatori e consentirci di qui a 3 anni, quando anche le nostre discariche regolari potrebbero saturarsi, di avere l'opportunità di smaltire con i termovalorizzatori a valle della raccolta differenziata. E con queste motivazioni e con molta saggezza femminile che noi chiediamo ancora a Cuffaro, basta, non ti incaponire, vai, accogli quello che ti chiediamo, siediti con tutti i rappresentanti istituzionali e non e rivedi il piano. Seppur non formalmente, l'emergenza rifiuti è arrivata fino al 2009, alla fine dell'anno 2009 l'attuale governo lombardo ha sciolto l'agenzia LARRA, l'agenzia regionale per rifiuti e le acque, e a quel punto si può dire che sia finita l'emergenza dal punto di vista della gestione dei rifiuti. Ovviamente non è finita l'emergenza sostanziale, perché ancora oggi in Sicilia i rifiuti non sono di fatto gestiti. Può digerire la vicenda della gestione Galioto dell'azienda pubblica, la differenziata nel Dubai, e portare ricevute di 500 euro di Aragoste a sera, di vertici che oggi finalmente devono dare conto alla popolazione, per non parlare di un primo cittadino e di un'amministrazione che sulla vicenda ha sempre scaricato la responsabilità ad altri? Io non ci dormirei nemmeno un minuto se dovessi essere il sindaco di Palermo a vedere in che condizioni versa la città di Palermo. Anche meno andrei in uno stadio del Sudafrica a vedermi una partita del pallone mentre bruciano i rifiuti e i turisti dicono che bella Palermo, peccato che nemmeno si può respirare l'aria per i rifiuti che ci sono. Mi vergognerei. Questa è la seconda, la terza massa. Qui a Bello Alto, welcome, welcome, ready? Ci siamo.
sinistra dove c'era il lago di Carcolato, fermatevi qua, da qua possiamo iniziare a salire a piedi. Questa è la discarica di Bellolampo, se voi vedete gli operatori che lavorano sopra la discarica, c'è una pala meccanica che sta spalando i rifiuti scaricati dai compattatori. Invece la norma prevede che i rifiuti, prima di accedere all'interno della discarica e della vasca per l'accantonamento, debbono passare da un tritovagliatore per dare una semilavorazione e riduzione volumetrica al rifiuto. Questo non avviene, e non avvenendo questo, la durata e la capacità del contenimento dei rifiuti in questa discarica si ridurrà giorno per giorno abbastanza notevolmente. Where we put up our ideas and watch them hang, and then we take them down again. Qua sotto c'è il bilico montato, c'è la pesa e c'è tutto, solo che l'hanno utilizzato da 3 anni a questa parte, grazie all'amministrazione, alla presidenza di Galeotto, l'hanno utilizzato per lo stoccaggio dei cestini della città urbana, per la raccolta dei rifiuti dei passanti. Il presidente Galeotto li ha tolte perché aveva fatto un contratto con la Tech Servizi, la società spagnola che gli ha dato ad AMI a noleggio per un costo di 2 euro al giorno dei cestini da palo, li hanno accantonati qua, e poi noi in città, per avere dei cestini, paghiamo il noleggio alla Tech. In Sicilia c'erano più di 600 siti di discariche da bonificare. Sono riusciti col commissariato a spendere circa 200 milioni di euro per non bonificare una sola discarica. Questo è realmente un record, cioè unico. Io credo che proprio ci vuole maestria a riuscire a raggiungere questi risultati. La Sicilia è dotata, mi pare dal 91, di un piano di discariche che prevede 13 grandi discariche comprensoriali. Il problema è che queste 13 discariche piano piano si stanno esaurendo o si sono esaurite. Andava fatto per tempo, cioè alcuni anni fa, andavano fatte delle valutazioni e un adeguamento di quel piano di discariche. In questi anni l'ARRA non ha fatto questo, sarebbe bene capire perché, se lo ha fatto appunto per sciatteria, perché pensava agli inceneritori, o se lo ha fatto perché aveva un interesse a fare saltare il sistema. Io, diciamo che spesso penso male, ritengo che ci possa essere stata anche molta malafede nel non avere adeguato quel piano. Cioè è stato frammentato un sistema per non far partire mai la raccolta differenziata. Questo era funzionale a un impegno che il commissario allora aveva assunto con le ditte che avevano partecipato alla gara per gli impianti di incenerimento, concedendo a loro non la combustione dei rifiuti residuali della raccolta differenziata secondo gli obiettivi di legge, ma tutti i rifiuti al netto della raccolta differenziata. Volevano installare 4 inceneritori che avevano una capacità di trattamento di quasi 3 milioni di tonnellate di rifiuti, che è pari al totale dei rifiuti che si bruciano in tutto il resto d'Italia.